cosa vuol dire ingegneria tessutale? È una tecnologia che costruisce sostanzialmente organi e tessuti, e lo fa combinando che cosa? Combinando quelle che sono i componenti normali dei tessuti biologici, quindi sostanzialmente cellule, una matrice extracellulare e fattori di crescita o segnali, direi, perché questi segnali possono essere veri e propri fattori di crescita, ma possono essere anche delle stimolazioni meccaniche che in qualche maniera inducono le cellule seminate su matrice, quindi su scaffold, a esercitare certi tipi di funzione. Queste cellule possono essere autologhe dello stesso paziente, se pensiamo ovviamente a un tissue engineering per medicina umana, allogeniche e xenogeniche, quindi abbiamo la possibilità di generare tessuti artificiali da altre specie, isogeniche o singeniche da gemelli. Questo è chiaramente poco realizzabile in clinica, però è molto utilizzato in ricerca per evitare il rigetto degli organi che vengono trapiantati, o cellule staminali fatte differenziare. Qual è la cellula che è più utilizzata oggi nelle sperimentazioni cliniche, nelle poche sperimentazioni cliniche di ingegneria tessutale? La cellula, quella che veniva definita cellula staminale mesenchimale, che oggi non si chiama più staminale mesenchimale perché ci si è resi conto che di staminale queste cellule hanno molto poco, se vi ricordate anche l'intervista di Michele De Luca, per cui oggi si tende anche nei giornali top che si occupano di cellule staminali a chiamarle, senza cambiare l'acronimo, cellule stromali mesenchimali, perché di fatto sono cellule stromali del midollo osseo che in realtà non sanno fare tutte queste cose che erano ascritte alle cellule staminali mesenchimali. Di fatto queste cellule sono fatte per fare osso, cartilagine e tessuto adiposo, questo sanno fare benissimo e queste sono le applicazioni per cui vengono utilizzate anche in clinica. Ci sono forzature sperimentali per cui in vitro possono essere utilizzate per fare cellule vascolari, cellule muscolari o cardiomiociti, ma si tratta chiaramente di forzature in coltura che non hanno ancora portato nessun beneficio terapeutico. Vi faccio solo vedere una carrellata di alcuni scaffold, quindi matrici che possono essere utilizzate per l'ingegneria tessutale. La maniera più facile e veloce di costruire questi scaffold e di generare delle nanofibre che si autoassemblano per proprietà elettrochimiche sostanzialmente, oppure possono essere sintetizzate usando le tecnologie dell'industria tessile, o ancora esiste questa tecnica che si chiama freeze drying, in cui un polimero sintetico viene dissolto in un solvente e poi mischiato ad acqua, si fa un'emulsione per cui le bollicine di acqua si mischiano al polimero sciolto, dopodiché con questa tecnica appunto di asciugatura a secco vengono rimosse l'acqua e il solvente e rimane il polimero solidificato con i buchi dentro generati dall'acqua. E questa è una tecnica anche molto utilizzata, oppure esistono, ne avrete sentito parlare perché se le fanno pure per i bambini ormai, le stampanti 3D, in cui particolari tessuti possono essere stampati in tre dimensioni. Questo è molto utilizzato ad esempio per l'orecchio, lo vediamo anche dopo, o ancora l'elettrospinning, in cui grazie all'applicazione di una carica elettrica a questa soluzione di polimero si genera un sottile filo lungo di solito spesso pochi nanometri, che viene utilizzato per creare questa specie di rete che poi va a costituire lo scaffold. Questi sono i vari materiali che si possono utilizzare. Uno dei più frequenti è l'acido polialfa idrossilattico, PLGA, polimeri naturali tipo collagene, glicosaminoglicani, condroitin sulfati, acido ialuronico, molto utilizzato per ingegnerizzazione di fluido sinoviale o la cartilagine articolare. Questi sono ad esempio degli scaffold a base di acido ialuronico per coltivare neural stem cells di cui abbiamo parlato e farle differenziare. Queste sono spugne di collagene. Altro materiale è il chitosano. Perché si chiama chitosano? Perché viene generato dalla chitina, che è una proteina che sta nella guscia dei gamberetti, dei crostacei, e che viene elaborata con vari
tassi di acetilazione, il livello di acetilazione del chitosano determina le proprietà chimiche di questo scaffold. Questo è anche molto utilizzato, ci sono diverse start-up, anche l'Università di Trieste, che usano dei chitosani modificati. Quasi sempre questi scaffold vengono forniti come forma di idrogel, cioè come qualcosa di liquido che poi viene fatto polimerizzare o cambiando la temperatura o aggiungendo dei crosslinker, quindi delle sostanze che promuovono l'indurimento del gel stesso, la gelificazione. Una delle applicazioni più utilizzate è la cartilagine artificiale, per cui spesso per questo tipo di colture si possono utilizzare anche dei bioreattori, cioè dei sistemi chiusi in cui le cellule, invece che essere lasciate nel terreno di coltura in cui loro consumano nutrienti, ossigeno e poi questo terreno viene cambiato ogni tot ore, si utilizzano questi sistemi in cui il terreno ricircola continuamente, quindi viene rimossa l'anidride carbonica, sempre fornito nuovo ossigeno, nuovi nutrienti per ottimizzare la crescita delle cellule. Applicazioni in campo ortopedico e testacollo. E vabbè, andiamo veloci. E il problema è quali sono le cellule che si possono utilizzare per generare una cartilagine artificiale? Sono sostanzialmente due: o i condrociti stessi, che quindi vengono presi dal paziente stesso in altre zone. Se devo ricostruire, in genere che cartilagini si ricostruiscono? Quelle del ginocchio. E quindi si prendono da punti in cui, di solito dal controlaterale, in punti in cui non c'è grosso stress meccanico, si coltivano i condrociti. Questi tendono a dedifferenziare in coltura, a diventare simili a cellule mesenchimali, ma ci sono delle particolari condizioni di coltura ottimizzate che li mantengono. Oppure si prendono direttamente cellule staminali mesenchimali che possono essere differenziate in condrociti, e si è visto per esempio che in vari modelli animali in cui la erosione della cartilagine induce anche un danno dell'osso sottostante, le cellule mesenchimali, essendo in grado di generare sia osso che cartilagine, riescono a compensare entrambi i difetti, a rigenerare sia la cartilagine sopra ma anche a migliorare la guarigione dell'osso con formazione di nuovo tessuto osseo, cosa che i condrociti invece non sanno fare. Però per ragioni di sicurezza gli unici prodotti che sono arrivati sul mercato utilizzano condrociti autologhi del paziente. Questi sono tipici casi di erosione della cartilagine con o senza coinvolgimento dell'osso sottostante, molto frequenti soprattutto negli atleti. Quindi questi prodotti come funzionano? Si prende una biopsia di cartilagine sana in artroscopia da un'area del ginocchio del paziente che non è danneggiata, di solito si fa dal ginocchio controlaterale. E la biopsia viene spedita nella facility di questa company che sta nel Massachusetts, che espande i condrociti, li coltiva e li coltiva su questo idrogel, su questo supporto che forma praticamente un foglietto di nuova cartilagine con una certa quantità di cellule su questo supporto di collagene, una membrana di collagene. Dopodiché questa struttura con le cellule del paziente viene rispedita nel sito di impianto, si taglia una porzione di foglietto che più o meno combacia con quello che è il difetto da riparare e viene impiantato utilizzando una colla di fibrina, perché non viene nemmeno suturato. Questo è uno, e l'altro è questo Yallograft, che è stato prodotto da un'azienda di Abano Termin, e quindi in Italia, però viene venduto per il momento sul mercato scandinavo e funziona praticamente nella stessa maniera. In 5 settimane voi spedite un pezzo di cartilagine del paziente e vi rimandano i condrociti espansi sulla matrice. Per quanto riguarda testacollo, c'è stato un boom di entusiasmo negli anni 2014-2015, in seguito a questo lavoro da parte di un chirurgo italiano che si chiama Paolo Macchiarini, che ha pubblicato questo lavoro su Lancet, in cui ha fatto vedere che è possibile fare ricostruzioni intere di trachea utilizzando delle trachee artificiali, seminando cellule epiteliali del paziente stesso su questi substrati cilindrici.
e addirittura ha mostrato i risultati dopo 5 anni. Questo paziente, caso aneddoto, Bruno Vespa, di cui abbiamo parlato prima, sembrava star bene. In realtà, poi andando a vedere quello che ha fatto questo signore, si è visto chiaramente che se uno va a vedere quello che è successo ai suoi pazienti nel tempo, la maggior parte sono morti. E si vede anche che lui ha iniziato a lavorare a Londra e Stoccolma e poi si è spostato in Russia. Insomma, questa serie di denunce avute da alcuni pazienti morti, in più andando appunto a vedere dove erano stati fatti gli interventi, è stata iniziata un'investigazione per cui si è visto chiaramente che c'è stata della frode, che i pazienti non capivano bene quello che gli stava succedendo e soprattutto che i dati pubblicati non corrispondono assolutamente a quelle che sono le registrazioni delle fotocamere in sala operatoria, per cui questo è il risultato pubblicato andando a vedere la foto vera dello stesso paziente è questa. Per cui c'è stato, e in più questo signore si è messo a eseguire queste sperimentazioni sugli uomini senza aver mai provato gli stessi scaffold, la stessa strategia su piccoli e grandi animali, quindi c'è stata una grossa polemica e probabilmente tutto questo ancora non esiste. Quello che invece è più realistico e che ha una base più solida è l'utilizzo della cartilagine ingegnerizzata per la ricostruzione del naso in pazienti in cui è necessario asportare la cartilagine nasale in seguito a anoplasie. Questo è un esempio in cui si vede chiaramente tutta la procedura. Questo paziente, questo signore non aveva più metà naso in seguito alla rimozione di un carcinoma. Prelevando un pezzo di cioè generando un pezzo di cartilagine artificiale da cui è stato prelevato il frammento originale dalle coste, è stato generato questo cartilagine che è stata poi ricoperta da un lembo di pelle autologa. Il risultato finale è molto soddisfacente. Così come riescono bene le orecchie, ve ne ho parlato anche prima, ci sono delle forme di malattia, cioè malattia, malformazioni che sono le orecchie piccole piccole, non mi ricordo come si chiama il nome, non mi viene. Vabbè, in questi casi è possibile generare delle orecchie artificiali con degli scaffold o naturali, presi di nuovo da cartilagine costale, o sintetici, ricoperte di pelle del paziente. Questo è famoso, questo tobo, perché ha avviato un sacco di sperimentazioni cliniche in cui è stato messo uno scaffold di orecchio umano sul topo del paziente, sul dorso del topo, scusate, e poi si è visto che questo tessuto era vitale, insomma è stata la prima evidenza che si poteva generare un orecchio artificiale, la parte esterna ovviamente, e oggi si fa in maniera molto più sofisticata appunto con tecniche di printing, di stampa in 3D, per cui è proprio possibile fare un orecchio perfettamente simmetrico con l'altro per il paziente. Un altro tessuto che si può rigenerare e in cui la sperimentazione sta andando avanti su grossi animali. L'anno scorso è stato pubblicato questo bellissimo lavoro su Science Translational Medicine di ricostruzione dell'osso a partire da cellule staminali mesenchimali che possono essere prelevate ad esempio da tessuto adiposo o da midollo, fatte crescere in particolari scaffold di collagene con l'aggiunta di proteine fondamentali per lo sviluppo dell'osso, che sono le bone morphogenetic proteins, e con questo è stato possibile riparare dei difetti di osso lungo. Altro business, se vogliamo, la ricostruzione dei legamenti. Sapete che uno dei principali traumi degli sportivi sono i traumi del legamento crociato anteriore e il classico approccio di ricostruzione del crociato prevede di prendere un pezzo del tendine del muscolo semitendinoso con grossi problemi, cioè grossi, insomma, bisogna avere un certo impegno riabilitativo dopo. Una proposta è di usare tendini sintetici. E quello che è stato fatto finora in realtà non ha dato risultati sperati. È appena stata pubblicata una meta-analisi, non sono riuscita a inserirla dentro, in cui si dice chiaramente che tutti i costrutti finora utilizzati sono stati ampiamente rigettati, per cui ancora oggi è consigliabile fare un trapianto di legamento o da cadavere oppure autologo da tendine. Però ci sono nuovi
prodotti dell'ingegneria tessutale che sono molto promettenti, che sembrano non essere rigettati, ma di cui ancora però non si ha il follow-up a lungo termine. Una strategia per aumentare la resistenza di questi tendini artificiali è di far crescere questo tessuto artificiale non staticamente, ma ad esempio su dei bioreattori che li stimolino già meccanicamente, così che quando si impiantano sono già strutture che sono state sottoposte a stress meccanico. Vi faccio vedere ancora una cosa perché è divertente: la possibilità di utilizzare l'ingegneria tessutale per fare della carne senza sacrificare gli animali. Cioè, avete forse parlato ieri con il professor Giacca dei mioblasti scheletrici, che sono le cellule staminali del muscolo scheletrico, che sono state anche utilizzate per pensare di rigenerare il cuore, e possono anche essere utilizzate per trasformarsi in fibre muscolari e quindi fare delle bellissime bistecche o degli hamburger su uno scaffold di collagene, prendendo semplicemente mioblasti, coltivandoli in polovetta, facendoli differenziare in fibre muscolari e generando della carne assolutamente priva di grasso. Questo era stato pubblicato su Nature nel 2010 come idea: from pig to plate, prendo i mioblasti e preparo salsicce piuttosto che hamburger. E la prima, ci sono due company che sono queste qua, che si chiamano Memphis Meat a San Francisco, che fa polpette, la latte di pollo, anatra all'arancia, o la Super Meat, una startup in Israele. Non so quanto sarà realizzabile sul mercato e fattibile in termini di costo-beneficio, però c'è stata i primi assaggi di questi burger cresciuti in laboratorio a Londra qualche anno fa, con un sacco di ovviamente risonanza mediatica. C'è anche un'altra cosa che non c'entra molto con la carne fatta con i mioblasti, ma è l'hamburger artificiale fatto completamente in vitro, in provetta, in cui il sapore di carne viene dato da un po' di eme che viene inserito, ma lì dentro di carne proprio non c'è niente. E questo invece è una vera e propria carne, però generata in provetta, ovviamente molto sostenuta dagli animalisti, senza pensare che i mioblasti da qualche parte però bisogna prenderli. Bene, insomma, questo era per darvi così un assaggio di quello che è in clinica e quello che può essere realizzato.